Grazie, Signore, di questo cibo. Tu sfamasti il tuo popolo con il cibo degli angeli. Dal cielo offristi un pane già pronto, senza fatica, capace di procurare ogni delizia e soddisfare ogni gusto. Questo tuo alimento manifestava la tua dolcezza verso i tuoi figli. Esso si adattava al gusto di chi l'inghiottiva e si trasformava in ciò che ognuno desiderava. Ti ringraziamo, Signore, di questo pane che tu ci dai, di questo pane che ci guarisce dalle nostre infermità. Ti ringraziamo di questo pane che ci dà ogni dolcezza. Ti ringraziamo di questo pane che ci dà la vita. Ti ringraziamo di questo pane che ci consola nel nostro pellegrinaggio e proclamiamo che tu solo sei il Signore, padrone della vita e della morte. Signore, questo pane fa vivere, è il pane della vita, è questo pane che ci fa vivere. Signore, ci sono le erbe, ci sono le medicine, ma il vero pane, la vera medicina, sei tu. Gli uomini possono anche ucciderci, ma non possono far risalire un'anima che è morta. Tu invece puoi far calare nella tomba e puoi far risalire dalla tomba, perché il tuo potere è infinito. Tu hai il potere sulla vita. Ti ringraziamo, Signore, di questo potere assoluto che hai su di noi e ci affidiamo a te. Signore, la tua parola ci dà la vita, ma questa parola quando si fa carne diventa vita per noi giorno per giorno, diventa medicina per noi, diventa per noi consolazione, gioia. O Signore, non ci fare mai mancare questa tua parola che ci risana, non ci fare mai mancare questo cibo che ha ogni diletto. Fa che lo troviamo ogni giorno quando noi abbiamo fame di te, fa che lo troviamo nel punto di morte, perché possiamo con questo pane che è la vita transitare da questo mondo all'altro mondo portando la vita con noi. Alleluia. Thank you.
Ti benediciamo, Dio dell'universo. Sii tu benedetto, o Dio grande e buono. Tu alterni tempi e stagioni. Tu concedi la sapienza ai saggi, all'intelligenza il sapere. Tu sveli le cose profonde e occulte, nulla è celato davanti ai tuoi occhi, perché presso di te è la luce. Ti ringraziamo, Signore, perché tu sei la nostra luce, tu ci sveli le cose segrete. Ti ringraziamo, Signore, e ti glorifichiamo, perché tu ci hai concesso di comprendere queste cose, perché ci hai manifestato quello che noi abbiamo domandato, perché ci hai illuminato, perché ci guidi giorno per giorno. Ti ringraziamo, Dio onnipotente. Ti ringraziamo, Gesù, luce da luce, Dio vero da Dio vero, tu che ci sveli le cose segrete. Ti ringraziamo, Gesù, che ci dai il tuo Santo Spirito, che ci annunzia le cose meravigliose che tu fai. Ti ringraziamo sempre, oh Signore, e siamo sempre in rendimento di grazie a te, oh Dio uno e trino. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Thank you.
come Pietro, diciamo a Gesù: Tu sei il Cristo. Tu sei il Cristo. Il Figlio del Dio vivente. Il Figlio del Dio vivente. Tu sei il Cristo. Tu sei il Cristo. Il Figlio del Dio vivente. Il Figlio del Dio vivente. Tu sei il Cristo. Tu sei il Cristo. Il Figlio del Dio vivente. Il Figlio del Dio vivente. A te cantiamo, Signore. A te cantiamo, Signore. Con gli angeli e con i santi. Con gli angeli e con i santi. Tu sei il Signore. Tu sei il Signore. Del cielo e della terra. Del cielo e della terra. A te la lode. A te la lode. La gloria. La gloria. Nei secoli dei secoli. Yani yani ana yera na mie ai li ni ara yo ne yaro ani ni amara yo ni anara ya e li li ni mi na na yo ne nu shi yara na yara mon ya na e li li ni amai uri ni anera re Shara namai aliana ma, iri mia no iri ano, adi shara ni ane, yuri mia nagani ni ana, yuri mia no na yuri ni ana, ore ni amai ore, yuri ano ya no yare. Luri mia no gita mai ore, giuri nia no iore, iuri yara nia na iore. Tu sei il Signore, tu sei il Signore, Dio del cielo e della terra, a te l'onore, la gloria, la potenza nei secoli, tu abbatti i cavalli e cavaliere, tu domini i flutti del mare, tu domini il nemico ed egli giace per terra, a te la gloria, l'onore nei secoli dei secoli. Tutti fermati, no, tu, Natale, Natale, levati, levati. Preghiamo. O Dio, che nella festa dell'Apostolo Pietro ci hai nutriti del corpo e del sangue di Cristo, fa che la partecipazione ai doni della salvezza sia per noi sacramento di unità e di pace, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Adesso Gesù passerà in mezzo a noi. Egli è il Signore, padrone della vita e della morte. Egli è il Signore. Proclamiamo la Signoria di Cristo. Ma sottomettiamoci tutti alla Signoria di Cristo. Appena passa si sveglia. Tu ti puoi alzare, eh? Ti puoi alzare. Noi siamo
Noi ci consegniamo a Te, o Signore Gesù, consegniamo a Te la nostra vita. Ci sottomettiamo davanti alla Tua potenza e alla Tua maestà e gridiamo ancora: Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. Vogliamo dirlo ancora, o Signore, al Tuo passaggio: Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. E io mi sottometto a Te, o Signore, la mia mente, la mia volontà, il mio cuore, e Ti riconosco come unico mio Signore, Signore e Salvatore della mia vita. Crederò, Signore, che il Tuo amore mi guarisce. Crederò, Signore, che nella Tua Chiesa le porte degli inferi non prevarranno, perché Tu sei il difensore, il custode della Tua vigna. Crederò, Signore, che oggi hai compiuto meraviglie in mezzo a noi, hai convertito tanti i nostri cuori. Credo, Signore, in Te, che Tu sei il Cristo, l'unico mio Salvatore. Oggi il Tuo passaggio, Signore, ha segnato nella mia vita una grande forza, una rinnovata forza e una fiducia cieca che sei Tu, Signore, l'unico a salvarmi, l'unico a guarirmi. In Te, Signore, voglio rimettere la mia vita, consegnare il mio cuore a Te, Signore. Certo che Tu ascolti la nostra preghiera. Grazie Gesù, vogliamo ringraziarti tutti insieme. Grazie Gesù per quello che hai fatto. Grazie Gesù, Tu sei il Cristo Gesù, il Figlio del Dio vivente.
Dio sia benedetto. Dio sia benedetto. Benedetto il suo santo nome. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetto la Gran Madre di Dio Maria Santissima. Benedetto la sua Santa Immacolata Concezione. Benedetto la sua gloriosa Assunzione. Benedetto il nome di Maria Vergine Madre. Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Canto numero 268. Ricordiamo i fratelli che domani alle ore 15 ci sarà il ritiro diocesano qui a Margifaraci. Voglio cantare.